Veniamo da un anno difficile e ne affronteremo il 2021 con sfide importanti. Abbiamo stanziato 108 miliardi di misure di emergenza. Sappiamo che comunque in questa pandemia serve non solo la politica del fare, ma serve anche la politica dell'esempio. Quindi io con il taglio del mio stipendio, con oltre 360 mila euro tagliati dal mio stipendio e restituiti in progetti sociali, oggi sono qui per mostrare Figli in Famiglia nella periferia di Napoli. È una realtà molto importante che si insedia in una zona industriale che viene a scomparire con la perdita del comparto Cirio e qui si trasforma in aiuto a tutti i cittadini in difficoltà, dalle famiglie, dagli anziani, dai bambini che non devono abbandonare la scuola. E dobbiamo fare in modo di coinvolgere tutte queste realtà bellissime sui nostri territori e fare interventi importanti. L'associazione è nata nel 1983 nella sagrestia di una parrocchia. Poi con gli anni abbiamo cominciato a collaborare con le scuole. Abbiamo dato vita a una serie di progetti a partire dai bambini, perché partendo dai bambini ci siamo in qualche modo introdotti nelle famiglie. Erano famiglie che avevano bisogno di supporto, molte erano famiglie malavitose, altre invece erano famiglie che avevano poche risorse, per cui avevano bisogno di essere accompagnate. Finché poi mi sono accorto di un bambino che mangiava un panino sotto al nostro appartamento. Ho scoperto un mondo altro. C'era una serie infinita di bambini che usciva la mattina per andare a scuola e ritornava a casa alle 8 di sera. Ricevevano dalle mamme un denaro che loro praticamente consumavano durante la giornata. Si compravano la colazione e tutto il resto. E tornavano a casa solamente la sera per la cena e per dormire. E mi sono spaventata di questa cosa, perché ho pensato a quali pericoli andassero incontro questi bambini. Per cui tutti i giorni in comunità arrivavano a pranzo alcuni di questi bimbi. E prima erano due, poi sono diventati 10, poi sono diventati in un tumulo e quindi in casa non ci andavamo più. Pensate a questo rudere, era un rudere abbandonato ormai da molti anni, lo abbiamo comprato con un mutuo e che stiamo ancora pagando. Perché cosa facciamo? Accogliamo famiglie e interveniamo su quelli che sono i bisogni che le famiglie ci segnalano. Siamo come una grande famiglia, facciamo attività ludiche con i bambini piccolini e lavoriamo anche con gli anziani che hanno un loro laboratorio, che è un laboratorio di creatività e lo sforzo è quello di abbattere in qualche modo il gap generazionale. Diciamo che ci siamo riusciti in buona parte. Siamo già dal primo lockdown distribuendo spese, abbiamo cucinato e continuiamo a farlo per gli anziani soli e per gli ammalati di Covid. Collaboriamo con l'università, con servizi sociali, serviamo 200-300 utenti al giorno. Il tentativo è quello di risanare il territorio. Devo dire che ci sono stati ottimi risultati fino ad oggi. Mi chiamo Giacomo e sono un volontario di Figli in Famiglia. Io ho sempre avuto in tutta la mia vita questa attitudine verso gli altri, a preoccuparmi dell'altro. Come dicevo, ho iniziato qualche mese fa durante il lockdown perché è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che mi ha dato la spinta per iniziare a fare veramente volontariato e qualcosa per il prossimo.